Viva Galacticos, finalmente si ritorna a vincere. Si ritorna a vincere perché si respirava aria di rotolo, caro mio. Già la merda si respirava. Vabbè, ma quello poi viene da sé. E allora, 6-2, vittoria importante. Doppietta di Griffo, fenomenale. Devo dire, questo Griffo, questo è tornato il Griffo della prima giornata. No, meglio, è tornato ancora meglio. Ho sculato un gol allucinante, poi con questo scaturro che sembrava tipo Puyol dei tempi migliori. Brutto come Puyol, però con i difensivi con la stessa bravura. Beh, avete vinto due vittorie, avete fatto due vittorie e due sconfitte. Intervista, no? Due vittorie e due sconfitte. Queste due sconfitte perché? Perfettamente in inglese. Perché? Perché? Vabbè, è stata perché avevamo 5 contatti. Io secondo me invece, esatto, quando giochiamo la prima partita abbiamo giocato in 7 e abbiamo vinto. La seconda in 5 e abbiamo perso. La terza in 6 e abbiamo perso. Questa in 8 e abbiamo stravinto. Quindi 8 è la soluzione. No, 8-7 ci sta, perché poi più siamo più gol di distacco ci sono. Poi l'unica nota negativa, Picone, che ha giocato veramente male. Cioè, allora, ma state scherzando? Vista senza di me si fa. Parliamo allora di Sicilia. Vabbè, stoppiamo, la faccio continuare un'altra volta. E allora parliamo di Sicilia, come che ha subito solo due gol. Vabbè, allora. Aspetta, solo due gol. Merito della difesa. C'è il difesa che sa lavorare. No, per forza. No, grande. Non è che non ne blocca una. Per bloccare la palla. Non ne blocca una, però è io faccio terzino una. Ma mi sta piacendo. Poi vabbè, 8 anni di terzino adesso e sinistro, cioè non si scherza. Poi abbiamo trovato questo Saleri che ha fatto doppietta, ex franciscano, cioè, chi l'ha pescato questo Saleri? Bonferrato. Abbiamo il DS noi nelle Oriali. È quello che manca lì. E come si è integrato Saleri? È entrato in campo, non ha toccato una faccia, passaggio di Picone. No, fermo, prima che lo dice la differenza fra Picone e Saleri. Picone primo tocco fallo, Salemi primo tocco gol sul secondo palo. Assist di Picone, vero, lo dobbiamo dire. Ha fatto pure doppietta. Poi Picone ha fatto, dovete vedere il gol di Picone se l'hanno ripreso. Allora, io ho fatto quel gol perché mi sembrava troppo forte. Ora parlano bene di te. E quindi ho detto bellissimo, faccio una cosa bella, faccio palo gol, perché sennò ero sulla linea, davanti al portiere, davanti alla porta, senza portiere, onestamente dovevo segnare così sempre. No, palo gol. Comunque con chi siamo alla prossima? Lo sai? Fight Club, Mago Marrella. Show Griffo, Mago Marrella. Ma abbiamo. Ma dimmi una cosa, tu che cazzo di organizzatore sai che non è il programmino? Ma la prossima volta vengo col tablet. Cioè, tu dovresti essere notte e giorno fondato. Ragazzi, non ce ne andiamo a scadere, abbandoniamo l'intervista che dobbiamo andare. Va bene. Io devo andare alla mia nonna ad aggiustargli la televisione. Ecco. È stato un piacere. Super impegnato. Abbiamo i secondi lavori. Vabbè ragazzi, alla prossima. Ciao.